Presidente Biagio Matera, dopo i successi della 25esima edizione non era semplice ripartire, invece come sempre la Proloco Teggiano lo ha fatto con un'edizione che si presenta con tantissime novità. La strutturazione della manifestazione resta sempre quella. Poi abbiamo delle novità importanti. Abbiamo un nuovo principe e una nuova principessa, la prima cosa. Poi abbiamo un nuovo direttore artistico, un direttore artistico che è del nostro territorio. Questa manifestazione che ha superato i confini della nostra regione, un successo nazionale, vuole assolutamente non perdere di vista la peculiarità territoriale, quindi un artista del nostro territorio è importante per continuare il successo della nostra manifestazione. Un evento importante, forse il più importante del Vallo di Diano, e quindi sicuramente, come abbiamo già fatto l'anno scorso, ci vede presente quest'anno e con ogni probabilità anche l'anno futuro. Sicuramente è un evento che impegna, perché noi abbiamo impegnato non solo risorse finanziarie ma anche persone, perché attira insomma questa partecipazione a questo corteo storico molto bello, a questo evento. Per noi è quasi un atto dovuto. Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare l'attenzione che la Regione Campania ha posto in essere nei confronti di questa manifestazione. E l'ha fatto attraverso la persona, l'assessore che ci rappresenta come territorio, a noi, l'assessore Corrado Matera, dove ci ha inserito in circuito, grazie al suo assessorato, dove noi ci siamo andati a posizionare Napoli, Vallo di Diano, Matera. Condivisione con il pubblico, questa è l'idea di fondo che stiamo portando avanti, e nella stessa direzione siamo andati anche con il cambio della tribuna all'interno della piazza che ospiterà i nobili. Non sarà più nel solito luogo dove l'abbiamo vista, quindi occupando alle sue spalle la salita. Il palco invece sarà diviso in due, una parte sarà sotto l'obelisco, l'altra parte praticamente di fronte, lasciando libera tutta la salita in modo tale che la piazza possa diventare una sorta di anfiteatro. È un'emozione fortissima, è un ruolo che non mi sarei mai aspettata di ricoprire. È vero che comunque da anni che partecipo a questa manifestazione, però a me è sempre piaciuto rivestire insomma altri ruoli, mi è sempre piaciuto far parte del popolo e cercare di rendermi utile in taverna, quindi a me oggi questa situazione mi rende davvero molto orgogliosa. Ecco Vincenzo, anche tu conosci benissimo la manifestazione, la segui da quando eri piccolo. Sì, pure per me diciamo è stato un onore ricevere questo, essere stato scelto per interpretare Antonello. Bello farlo insieme per la prima volta e speriamo vada tutto bene, sicuramente ci divertiremo.